just wanna have fun, clap my hands. Cos'è che hai detto? Ti sei svegliato? Eh? Svegliato? Buongiorno. Dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. Andiamo? A Leolandia! Yeah! L'unica cosa è che al momento non abbiamo molte gioie dal tempo. Ha smesso di piovere da poco, ma io vedo c'è della speranza in cielo, ragazzi. Partenza non proprio comoda, siamo un po' in ritardo, sono già le 10, il parco apre ora, però in realtà abbiamo tergiversato appunto per questo tempo qua, però sembra reggere e quindi dai, si parte. Unica cosa, ragazzi, avevo lasciato il finestrino aperto stanotte, purtroppo, e questo è il risultato, tutto bagnato, se mi prendo un asciugamano. Ok ragazzi, ci siamo, si parte alla volta di Leolandia, siamo tutti. Io sto mettendo a posto di partire. Dovevamo partire alle 9, sono le 10. Comunque abbiamo un obiettivo per oggi, sicuramente quello di divertirci tutti quanti insieme. E che non piova. Ma vorremmo farvi vedere cosa può fare una gentil donzella in stato interessante. Vediamo. Ok, e anche i bambini piccoli come Levi. Levi ha 2 anni e mezzo e quindi volevamo capire cosa può fare all'interno di questo parco. Poi magari facciamo un tour nei vari parchi e vi racconteremo un po' questa cosa qua. Però partiamo da Leolandia. Let's go! Sono le ore 11 ed è spuntato il sole. Allora, l'altra volta a Leolandia Levi non c'era, vi ricordate? Torniamo con 2 in più, quindi uno in pancia della mamma e uno fuori. Dai ragazzi, siamo quasi arrivati, manca un'ora. Sì, no dai, manca un'ora. Ma no, mancano 48 minuti, c'è ora. Il fatto è che è ponte oggi, quindi c'è un sacco di traffico, raga. Vanno tutti a Peschiera. Teoricamente una volta fatta fuori Peschiera, siamo tranquilli. Guarda lì. Ai ai ai. Tutti in corona, che bello! Tangenziale per Peschiera. Ragazzi, grandissimo errore di valutazione, c'è ogni strada è satura. E tra l'altro ho fatto fuori Peschiera, siamo tranquilli. C'è ogni svincolo, l'autostrada, abbiamo fatto proprio un errore di valutazione, un errore medio, oserei dire, un errore medio. No, ma scusa. Mai muoversi. Ma guarda dove siamo. C'è. Bello il guardrail. Non si vede una mazza. C'è un bellissimo fiume, ragazzi, su un ponte. È l'Adda. Chi è della zona? Sì, chi è della zona sicuramente saprà. E adesso passiamo da Milano a Bergamo. Tac, un attimo. Comunque sì, abbiamo fatto un errore di valutazione. Cioè, pienissimo. Io pensavo che... Ho sbagliato a pensare, non in tutti realtà tutti facessero ponte. No, vabbè, ma è vero che se ci sono i figli a casa, tutti quanti fa ponte, no? No, non è vero, perché quante volte dicono i bambini sono a casa, non so dove metterli perché io lavoro. Vabbè, niente, comunque adesso stiamo cercando di arrivare in qualche modo, ma sicuramente abbiamo fatto un sacco di vie alternative. Sicuramente il progetto che avevamo di far vedere cosa si può fare, cosa non si può fare, non riusciremo a farlo perché sarà pien così. Allora, sono le 12.57. Abbiamo fatto tutte le strade alternative per arrivare a Leolandia e devo dire anche con un buon successo, perché comunque siamo stati bravi. Siamo stati un po' sciocchini a non fare la ripresa perché eravamo talmente tanto nervosi che abbiamo omesso. Ma poi abbiamo controllato. No, ma la situazione a Leolandia intendo. Ah, ok, sì. Il trucco è stato non fare le strade che ci dava Google Map, visto che ci trovavamo sempre infossati insieme ad altra gente che utilizzava Google Map. PS, gente che si continuava a girare perché
Google Maps non è neanche aggiornato, quindi ci mandava in vicoli ciechi. Mandava in vie chiuse. Noi abbiamo provato a girare un po' a caso, perché tutte le strade portano a Roma sempre. E siamo arrivati facendo un giro opposto, sì, ma alle Olandia. Di la differenza di percorso, tipo, ma un navigatore ci dava un'ora e 46. Sì. E noi siamo arrivati in quanto 18 minuti tipo. Sì, sì. Cose così. Però a parte questo, siamo arrivati nella parte opposta di Leolandia, quindi non c'era nessuno, ma c'era una fila, c'era a parte i parcheggi saturi, fila per parcheggiare, gente che usciva dall'autostrada in coda, cioè tutto coda ovunque. Quindi ci siamo guardati e abbiamo detto: cosa andiamo a fare a Leolandia con tutta questa gente? Niente, perché entri e non fai, vedi le giostre e non fai niente, ed è solo una sofferenza per tutti, specialmente per chi vuole fare le giostre. Se no ti metti lì in fila e aspetti un'ora e 50. Esatto, quindi di comune accordo, tranne accordo di Noah ovviamente, che tanto Noah non è mai in accordo con nulla, abbiamo girato la macchina e torniamo a casa. No, beh, in realtà stiamo improvvisando adesso, vediamo. Penso ci fermeremo al lago, nella parte bresciana. Ciao Iago, dici cosa ne pensi? Cosa? Le tue gambe cominciano a respirare adesso? Sì, sì, anche le mie. Io non ce la faccio più, è ora di mangiare. E mi sa che mangerò tutto il panino. Quando sono andati per prendere il pane, io il panino non lo mangio. Ok, tac, classico. Alla fine siamo venuti a Desenzano, ragazzi. Carina però Desenzano, eh? Allora stiamo cercando un parchetto dove poter mangiare, quindi dove poter fare un paninetto e mangiare. Un parchetto? Sì, o anche una panchina, qualcosa. Il problema è che se lo facciamo vicino al lago con Levi, non è mia, è proprio la sua. Nel senso che rischiamo di trovarlo dentro al lago in 3, 2, 1. Cosa, Topo? Mi sto tenendo la pipì da tutto il viaggio, non c'è un posto dove si può fare. E adesso troviamo, dai, non ti preoccupare. Eccolo qua, Desenzano is the new Leolandia, ragazzi. Questo posto è più meglio di Leolandia. Ma non si dice più meglio, amore? Sì. Là c'è il lago. Non hai portato neanche una coperta? Amore mio, ma non era questo il programma, quindi ovviamente ci si adatta, dai, in qualche modo. Però guarda che piscina, piscina naturale. Bella panchina, ed è tutto buonissimo. La mamma ha preparato i panini. Io oggi faccio digiuno intermittente, quindi mangerò questa sera, che problema in meno. Mi sto godendo la vista. Non mangi? No, mangio stasera. Qua. Mamma, tutti con la candela. Perché c'è aria fredda effettivamente. C'è freddo, confermo. Io ero convinto di stare là al caldo alle Olande, invece niente. Qua il freddo. Siamo arrivati noi qua e sono scese le tenebre praticamente. Hashtag classico. Cioè, il fuori si sta benissimo, proprio bene bene bene. Avete visto che ho tagliato i capelli a Iago? Infatti sono i tatuaggi. Come sta? Benissimo. Questo nuovo taglio? Questo nuovo look? È tornato Iago dei primi tempi. Bene, ma che bello. Sta parlando di tutto.
faccio, ma perché non ti piace andare nelle giostrine? Hai paura? E come mai? Me lo dici? No. E allora spingi la mamma, dai, che allora almeno lei si diverte. Stai attento. Mamma, ti faccio una poesia. Se tu mangi i panini, si chiama magirofagia. Se tu mangi quelli che mangiano i panini, si chiama paninofilofolofagia. Vai, levi, va là. Non l'ho capita. Un regalino per te. Per me? Sì. Cos'è? Oh. Grazie amore. Grazie mille, Ciccio. Un bacino. Vabbè, niente bacino. Alla mamma l'ha già dato invece, vero? Te l'ha già dato il fiorellino. Dai, andiamo. Andiamo a fare un giretto in quel di Desenzano. Andiamo a cercare un gelatino per i giovani. Io continuo il mio digiuno intermittente. Trovato. Non sia legale staccarlo. No, ma l'ha trovato, ha detto, non l'ha staccato. No, l'ho trovato. L'ha trovato per terra. Comunque. No. Sweet like a cactus fruit on a summer's day. Allora abbiamo appena conosciuto una bellissima coppia, anche loro genitori di 3 bimbe, però. No, no, bello, è sempre bello incontrare chi ci conosce, insomma. Ciao Jessica. Ciao Jessica e Raul, è stato un super piacere. Un saluto anche alle vostre 3 bimbe. Un abbraccio. Ci hanno riso dietro perché facevamo finta di fare le statue. Hanno detto che hanno incontrato 3 maranza, giusto? 2 maranza. No, 3 erano 3. Io non so cosa voglia dire. Io non li conosco i maranza comunque, sono tanto in voga. Dico io che cosa sono. Sono un bollo. Allora, spiegazione di Iago. Sono dei maranza che dormono nei letti. La domanda è: chi sono i maranza? Allora, sono bambini. Bambini che prendono. Cioè, non erano maranza quelli che abbiamo incontrato, cioè erano tipo dei bulli. Ah, ok. Quelli lì. Però i maranza sono tipo bambini, non so, di 8 anni, 9 anni, 16 anni, boh. Che hanno il cappellino indietro, fanno i scemi. No, che io sappia sono quelli tamarri, maranza. Sì, tamarri, un po'. Io potrei essere un maranza? No. No? Chi me lo mette il cappellino indietro, Iago? Che roba è? Non so, quelli che continuano bro, fra. Anch'io dico io, bro, spesso e volentieri. Vabbè, ma tu che dici così? Ma ascolta, fra, stai tranquillo, dai. Stai tranquillo, fra. Non fare il ranzo, fra. Oh, bro. Ciao, hello, bro. Ciao, bro. Yo, bro, oggi scalini. Bro, fra. Ciao, sista. Ma quindi io dico bro, fra. Ma ho scoperto di essere un maranza, ragazzi. Fra, bro. No, vabbè, per carità, però se lo sono se anche. Sei un maranza di brutto. Lo sono, ragazzi, non sono un maranza. Vuoi vedere, no? Niente, abbiamo abbandonato quella gelateria perché faceva solo il gelato di lui yogurt, vero? Era gluten free e bravo. Guardate che buon gustaia. Amarena e panna montata. Allora, spieghiamo a questo ragazzo che tra i piaceri della vita c'è anche mangiarsi un gelato. Ma io lo mangio sempre il gelato. Allora ragazzi, terminiamo qui perché là in fondo sta venendo su un bel temporale. Quindi vabbè, è andata così. Anzi no, vabbè, possiamo chiuderla dopo. Esatto.
e chiudiamo dopo. Beh, qui a Desenzano la chiudiamo qua intanto. Sì, quello è un bel temporale e quindi meglio accelerare e andare verso la macchina. In 3, 2, 1 è venuto su. Però di già, mi annoio. Di già, sono qua da stamattina. Tanta gente comunque oggi, qui. Qui è la casa di dolcetti, eh? Sì. Tanto temporale, siamo più vicino. È un conto alla rovescia, ragazzi. E loro sono qua dentro, quelli là. Beccati. No, secondo me lì sarà in crisi perché non saprà cosa scegliere. Allora, il temporale ci sta seguendo, ragazzi. Ci segue sempre. Esatto. Vabbè, allora... La nuvoletta ci segue sempre. Noah e Levi sono a casa al momento. E noi siamo venuti a mangiare qualcosa con Iago. Yes. E quindi... Dai, ci rilassiamo anche un attimo. Arrivati a destinazione, ragazzi. Siamo pronti per riempire le nostre pance. Questo ragazzo voleva mangiare sushi. Questo video finisce qui, ragazzi. Ci vediamo nei prossimi giorni con un po' di novità. Ah, comunque Iago ha detto che se arriviamo a 200.000 iscritti apriamo la busta. Allora, passate parola con nonne, amici, cugini... Amici dei cugini. Amici, cioè, degli amici dei cugini. Se magari allora volete arrivare a 200.000, dobbiamo essere veloci qua a iscrivervi, perché fa tempo anche a nascere. Beh, certo. Esatto. Veloci, sfida, iscriversi. Sfida. Se arriviamo a 200.000 iscritti a stretto giro, entro il 27.000 aprile apriamo la busta. Entro agosto apriamo prima la busta. Perfetto. Guarda mamma che si trova la cartella. Contiamo su di voi, altro. Dai, forza. Volete sapere? Iscrivetevi. E facciamo solo video YouTube e ne facciamo molti di più. E se arrivate anche a 200.000 iscritti, rasiamo Noah a zero. No, quello no. No, povero. Quello non lo farei mai. A Bene. Zero poi no, dai. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, improvvisato, diciamo così, lasciateci un like, molto un commentino. Iscrivetevi, 200.000, busta, dai. Dai, 200.000 iscritti. Hashtag 200.000. Dai, 200.000. Lanciamo la sfida. Se siete arrivati alla fine, commentate con hashtag 200k. Al prossimo video. Ciao. I love you like la 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 la.